Buongiorno a tutti. Come anticipato nel precedente video sulla violenza domestica e violazione dei diritti umani, sul nostro territorio nazionale convivono tre giurisprudenze: quella italiana, quella della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo e quella della Corte di giustizia dell'Unione europea con sede a Lussemburgo. Le pronunce delle due Corti supreme entrano poi a diverso titolo nell'ordinamento italiano e hanno un'incidenza diretta sulle relazioni familiari nel caso concreto. Oggi inizierò a parlare della nota sentenza in tema di violenza domestica pronunciata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo il 2 marzo 2017 sul ricorso numero 41.237 del 2014, che ho esaminato nel volume edito da Chei Editore, Le relazioni familiari nel diritto dell'Unione Europea, da me curato e che contiene le relazioni esposte nel corso promosso da Avvocati per i diritti umani su appunto le relazioni familiari nel diritto dell'Unione Europea. In tale sentenza, prima sezione della Corte europea dei diritti dell'uomo si pronuncia sulla responsabilità degli Stati per la mancata protezione delle vittime di violenza domestica e condanna l'Italia per la mancata adozione delle misure di protezione necessarie a salvaguardare l'integrità personale della ricorrente e la vita di suo figlio dalla violenza omicida del marito. La sentenza diviene definitiva il 18 settembre 2017, quando la Corte rigetta l'istanza del governo italiano, che ai sensi dell'articolo 43 della Convenzione, dopo la pronuncia della sentenza da parte della prima sezione della Corte, chiede il rinvio del caso davanti alla Grande Chambre. La sentenza trae origine dal ricorso presentato da una cittadina rumena e moldava residente in Italia, sposata con un connazionale da cui ha avuto due figli. In breve, la cronologia degli eventi è la seguente. La notte del 19 agosto 2012, un uomo ubriaco picchia la moglie e la minaccia con un coltello. Quindi la costringe ad uscire per andare dai suoi amici. In strada, la donna attira l'attenzione di una pattuglia della polizia che, intervenuta presso l'abitazione, sequestra un coltello a molla. In ospedale, i sanitari riscontrano lesioni guaribili per 7 giorni alla donna, la quale dichiara di voler procedere legalmente nei confronti del marito. E in effetti, il 5 settembre 2012, la donna, rifugiatasi nel frattempo presso un centro antiviolenza, querela il coniuge presso la locale questura, riferendo di essere stata minacciata con il coltello e picchiata. Oltre 7 mesi dopo, quando viene sentita dalla polizia giudiziaria, la donna, ritornata nel frattempo volontariamente a convivere con il marito presso la casa familiare, attenua però la gravità dei fatti precedentemente denunciati. Il giudice per le indagini preliminari, quindi, considerando le mutate dichiarazioni e l'assenza di episodi violenti e successivi alla denuncia, archivia i reati di maltrattamenti in famiglia e minacce. Solo il procedimento penale per lesioni aggravate prosegue. La tragedia si consuma la notte del 25 novembre 2013, giornata in cui ricorre la giornata per la lotta contro la violenza di genere. Alle ore 21:50 i carabinieri, su segnalazione del 118, intervengono presso l'abitazione familiare, trovando l'uomo ubriaco e la porta della camera da letto della moglie divelta. La ricorrente riferisce che il marito, per sfogo, aveva rotto la porta della camera e che lei aveva chiamato il 118 solo perché questi era ubriaco. Ancora una volta la moglie tende a ridimensionare l'accaduto.
Il marito viene trasportato in ospedale, ma in seguito se ne allontana. Viene fermato successivamente alle ore 2:25 per strada e contravvenzionato per ubriachezza. Alle ore 5:20 rientra a casa e durante una colluttazione accoltella mortalmente il figlio, intervenuto a difesa della madre, e ferisce gravemente quest'ultima. L'8 gennaio 2015 l'uomo è condannato dal GUP, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena dell'ergastolo per l'omicidio del figlio e il tentato omicidio della moglie e per i maltrattamenti commessi nei confronti di quest'ultima. In relazione a tali fatti, la donna ricorre alla Corte europea dei diritti dell'uomo, lamentando l'inerzia delle autorità italiane innanzi alla denuncia e alle diverse segnalazioni presentate nei 2 anni precedenti i tragici eventi, e solo parzialmente attenuate, e l'inadempimento delle stesse autorità del dovere di proteggere lei e suo figlio dalla violenza domestica del coniuge padre. La diligenza nel prevenire le aggressioni contro le donne è un aspetto centrale degli impegni assunti internazionalmente dagli stati in materia dalla Convenzione di Istanbul. Inoltre, nel caso di specie, la CEDU, chiamata a stabilire se le autorità italiane abbiano usato la diligenza richiesta dalla Convenzione nel prevenire le aggressioni perpetrate dall'uomo nei confronti della ricorrente e del figlio, individua tale negligenza essenzialmente nell'ingiustificato ritardo delle indagini e nell'implicita tolleranza delle violenze subite dalla ricorrente da parte del marito. In particolare, la Corte europea dei diritti dell'uomo, nella sentenza del 2 marzo 2017, condanna l'Italia per la violazione degli articoli 2, diritto alla vita, 3, divieto di trattamenti disumani e degradanti, e 14, divieto di discriminazione della Convenzione EDU, in quanto le autorità italiane, omettendo di agire tempestivamente dinanzi alla denuncia della ricorrente, vittima di violenza domestica, e di condurre diligentemente il relativo procedimento penale, hanno determinato una situazione di impunità che ha favorito la reiterazione delle condotte violente fino a condurre al tentativo di omicidio della donna e all'omicidio del figlio della stessa. Con questa sentenza, la Corte di Strasburgo aggiunge un ulteriore tassello agli obblighi positivi, articolati in doveri di prevenzione, protezione, punizione e riparazione, che incombono sugli Stati in relazione alla commissione di atti di violenza domestica. L'articolo 2 della Convenzione, diritto alla vita, pone a carico degli Stati l'obbligo positivo di adottare in via preliminare un quadro normativo adeguato che offra protezione contro eventuali atti di violenza e un sistema di giustizia con efficacia deterrente e punitiva di atti di violenza domestica. Misure pratiche per proteggere l'individuo la cui vita sia minacciata da atti criminali di terzi, nonché la prestazione di servizi socioassistenziali, quali l'aiuto offerto alle donne in centri di accoglienza e di supporto. Occorre sottolineare che in questi anni non era ancora in vigore il codice rosso. Nel caso in questione, trattandosi di condotte commesse da privati, rilevano gli obblighi positivi discendenti dalla Convenzione, che impongono agli Stati di esercitare la dovuta diligenza per garantire l'integrità psicofisica di individui minacciati da atti criminali compiuti da terzi e predisporre un sistema giudiziario che accerti le relative responsabilità di coloro che dovrebbero garantire il diritto alla vita con la celerità e la dovuta diligenza. Se la lesione al bene vita proviene da un organo dello Stato, l'ordinamento deve codificare apposite procedure per il controllo a posteriori dell'operato delle autorità. Se invece
la lesione proviene da un individuo privato, l'ordinamento deve garantire lo svolgimento di indagini tempestive e adeguate da parte della polizia. Occorre inoltre considerare le difficoltà per le forze dell'ordine di esercitare le loro funzioni nelle società contemporanee, l'imprevedibilità del comportamento umano e le priorità in base alle risorse. La pronunzia Talpis riprende ed applica la giurisprudenza in tema di prevenzione di atti criminali commessi da privati. La definizione degli obblighi convenzionali di protezione di individui minacciati da azioni dannose compiute da terzi è al centro della sentenza della Corte Edu Osman contro il Regno Unito del 28 ottobre 1998 e sul ricorso numero 23.452 del 94, resa dalla Corte appunto sul finire degli anni 90 e considerata il leading case in materia. La Corte, per verificare se lo Stato abbia adottato adeguate misure di protezione per fronteggiare pericoli provenienti da terzi, applica il cosiddetto test Osman. Secondo tale formula, sorge in capo allo Stato una responsabilità a titolo omissivo per violazione dell'articolo 2, ove le autorità sapevano o avrebbero dovuto sapere l'esistenza di un rischio reale e immediato alla vita di un individuo determinato. E le autorità non hanno fatto quello che potevano fare e quello che si può ragionevolmente aspettarsi da loro per eliminare tale rischio. La formula Osman è applicata dai giudici di Strasburgo anche in caso di violenza domestica, in cui le violazioni lamentate dai ricorrenti sono riconducibili ai diritti garantiti dagli articoli 2, 3 e 14 della Convenzione. La verifica della diligenza dovuta dagli Stati nei confronti di individui minacciati da atti di violenza domestica è inaugurata dalla Corte nella sentenza CEDU Opus contro Turchia del 9 giugno 2009, su ricorso numero 33.401 del 2002, considerata il leading case in cui è stato applicato il test Osman alla fattispecie di qua. Sulla base di queste premesse, la Corte Edu ritiene che il comportamento delle autorità italiane sia inferiore alla diligenza imposta dalla Convenzione e che i 7 mesi trascorsi da detta denuncia senza svolgere indagini e adottare misure protettive siano eccessivi. In particolare, i giudici di Strasburgo, nella sentenza in esame, contestano alla polizia di non essere adeguatamente intervenuta, pur avendo avuto una duplice occasione di controllare l'uomo proprio nella tragica notte del tentativo di uccisione della ricorrente e dell'omicidio del figlio. Secondo la Corte, gli agenti di polizia avrebbero dovuto verificare il grado e l'intensità del rischio che correva la ricorrente e concludere che il coniuge costituiva una minaccia reale per la medesima e adottare le misure necessarie per evitare l'evento dannoso. La Corte conclude, infatti, che sottovalutando con la loro inerzia la gravità della violenza in questione, le autorità italiane l'hanno sostanzialmente causata. La Corte Edo richiama nella sentenza il concetto di vulnerabilità della vittima e il contesto quasi sistematico di violenze domestiche in Italia in cui si inserisce nella vicenda. Secondo la sentenza della Corte, il richiamo all'indefinita nozione di vulnerabilità comporta due conseguenze. La prima, l'imposizione agli Stati di obblighi più intensi di tutela dei diritti sanciti nella Convenzione. E la seconda, la diminuzione della discrezionalità lasciata agli Stati nel bilanciamento dei diversi interessi in gioco. Proprio la particolare vulnerabilità della vittima di violenza domestica, riconosciuta senza esitazioni dalla Corte, dovrebbe rendere necessaria l'adozione di specifiche azioni positive
per assicurare l'eguaglianza ai bisogni speciali di tali membri della società. Nel caso Talpis, la Corte osserva che le autorità nazionali avrebbero dovuto tenere conto della situazione di precarietà e di particolare vulnerabilità morale, fisica e materiale nella quale si trovava la ricorrente e valutare la situazione di conseguenza, offrendole un'assistenza appropriata. In conclusione, la portata degli obblighi positivi in capo agli Stati parti richiede un intervento anticipato all'iniziale profilarsi del rischio e non già nell'immediatezza dell'evento lesivo, quando sarebbe troppo tardi richiedere l'azione delle autorità. La Corte rigetta la tesi secondo cui un comportamento diverso avrebbe comportato una menomazione ingiustificata degli altri interessi tutelati dalla Convenzione, tra cui l'articolo 8 che garantisce il diritto alla vita privata e personale dell'aggressore. Infatti, la Corte di Strasburgo afferma che, dinanzi ad atti di violenza perpetrati durante la convivenza o al suo termine, le autorità statali non possono invocare il principio di non interferenza nella sfera privata e familiare, ex articolo 8 della Convenzione EDU, per esimersi dal garantire il supremo bene della vita rispetto ad un rischio reale e immediato di cui siano o avrebbero dovuto essere a conoscenza. La nozione di vulnerabilità, inoltre, è collegata con il divieto di discriminazione ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione EDU. Nel prossimo video continuerò ad esaminare questa importante sentenza della Corte EDU del 2 marzo 2017, mettendo in evidenza i profili critici sollevati dalla stessa. Arrivederci e a presto.